Che dimensioni ha? Altezza 1,20 e diametro 40 cm. I sacchetti possono essere di qualsiasi dimensione modificando la parte sottostante. Abbiamo scelto queste dimensioni rapportandole al tubo che avevamo trovato in commercio. Allora, iBin, che è un bidone intelligente per la raccolta differenziata, riconosce i rifiuti in base alle loro caratteristiche chimiche e chimico-fisiche utilizzando tre sensori che appunto acquisiscono dei dati dai rifiuti e una volta acquisiti analizzano questi dati e permettono alle varie parti del bidone di muoversi, così da mettere il giusto scompartimento in prossimità della botola, che quindi fa cadere il rifiuto e poi ha fatto la raccolta differenziata. Di cosa ti sei occupato tu? Io del tipo di analisi che permettono di riconoscere i rifiuti e quindi della scelta della tecnologia infrarossa, delle conducibilità elettriche e del metal detector per il riconoscimento. Il tuo collega? Invece io mi sono occupato della parte di elettronica e ho scritto il software su cui si basa iBin. Vediamo un esempio pratico? Sì. Basta avvicinarsi. Si aprirà il coperchio, possiamo buttare il rifiuto dentro la camera di misura e poi comparirà e di che materiale fatto il rifiuto che abbiamo gettato, vetro. In questo momento, dopo averlo riconosciuto, verrà gettato nello scompartimento sottostante. L'idea è nata ormai 2 anni fa, quando il professore è andato in un centro di smistamento che raccoglieva la carta, ma aveva altri rifiuti al suo interno come plastica, vetro, degli errori diciamo, e delle persone su un nastro trasportatore dovevano correggere e prendere i rifiuti sbagliati. Quindi abbiamo pensato, perché non farlo in un modo automatizzato, autonomo, e quindi è nato iBin. E chi l'ha costruito? Lo ha costruito più che altro Alessandro insieme con anche suo padre, con un tecnico di laboratorio, perché la parte meccanica l'abbiamo realizzata appunto sia a scuola che a casa sua prima dei vari concorsi. E come sono andati i concorsi? Bene, bene, abbiamo ricevuto molti complimenti ma anche delle critiche che ci formano ogni volta e ci aiutano ad arrivare anche alla FBK. Qui, per esempio, cosa ci fate qui alla FBK? Siamo qua perché abbiamo vinto uno stage di una settimana qua dopo la fase europea dei giovani alle scienze, cioè EUSIS, che è European Union Contest for Young Scientists. Prospettive future, progetti? Ancora non sappiamo bene, stiamo aspettando dei finanziatori che prendano a cuore il nostro progetto e ci aiutino a portarlo a termine, a realizzare un iBin o in tutte le case o nei centri commerciali per il pubblico, in modo che aumenta sempre di più la raccolta differenziata. Nome e cognome? Davide Carboni. Alessandro Carra. Bocca al lupo. Grazie.